Exercise number 4. Ci mancava il corso d'inglese, Eminenza. Ma sai, passa sempre un sacco di gente a Venezia. Col tedesco, col francese, tanto quattro parole le metto su, ma se passo un americano, un inglese, come faccio a fare scena muta? A Roma, poi. No, guarda, non dirlo neanche per scherzo. Mi devo tornare a Venezia, lo sai quante cose ho da fare lì. Che succede? Si è staccato il manicotto dell'acqua. Prendo una fascetta e lo sistemo. Io quasi quasi allora andrei. Ma sì, Eminenza, è inutile star qua a aspettare. Sono due passi. Tanto io di motori. Eminenza, non sarà arrivato per caso a piedi da Venezia? Quasi. Le abbiamo riservato una camera in ombra. Per me va bene tutto. Di qualsiasi cosa abbia bisogno non ha che da chiedere. Stesso pane fresco ogni mattina? Stessissimo. Piace tanto anche a Sua Eminenza Freeman, che è il nostro ospite. Grazie. Nice to meet you. Oh, your English is greatly improved. A little bit. How are you? Fine, thanks. Forse è meglio se parliamo in italiano, che ne dici? Da tutto il mondo, dall'Italia come dalle più lontane sedi apostoliche, cominciano a raggiungere Roma i cardinali di Santa Romana Chiesa, chiamati a designare il nuovo successore di Pietro. La scelta del nuovo Papa avrà evidenti riflessi sulle risposte che la Chiesa darà ai problemi che la attraversano. Mentre si predispongono i calendari ufficiali delle congregazioni cardinalizie in preparazione del conclave, altri incontri fra i porporati, coperti da discrezione e riservatezza, sono certo in programma. E proprio durante queste riunioni segrete che tradizionalmente vengono vagliati i nomi dei papabili. Ha sentito, Eminenza? Lei ci va a queste riunioni segrete? Io non so niente. Male? Bisogna informarsi. No, lasciali dire. Abbiamo chiesto al Cardinal Benelli, arcivescovo di Firenze e sostituto segretario di Stato con Papa Montini, quali a suo avviso sono gli orientamenti del conclave. Il mondo pone alla Chiesa grandi sfide da affrontare. Dobbiamo pregare tutti perché il Sacro Collegio sia ispirato alla scelta di un Papa pastore, di un sacerdote cioè che abbia esperienza di vita. Su conclave. Mi arriva in fondo al corridoio, voglio aprire. Ah, grazie. Ecco, Eminenza, questi sono gli orari e i luoghi delle congregazioni generali. Segue l'elenco completo dei cardinali con diritto al voto, dove sono ospitati e il relativo numero di telefono. Troverà poi una piantina del Vaticano con la localizzazione di tutti i supporti logistici, nonché nome e telefono dei responsabili. Sa mica dove posso trovare padre Gruber? Prego? Padre Gruber. Padre Gruber? Sì, domenicano, confessore. Parole di Suor Lucia, padre Gruber, mi tornano in mente di continuo, rendono inquieto il mio cuore. Santo padre, succederà presto, ma sarà breve, breve come la vita di un seme. Ma è necessario che il seme muoia perché la pianta possa dar frutto. Tu sai che non accade se non lo vuole il Signore. Sì, è Lui che ha in mano il mio destino. E
Ed è a lui che chiedo la grazia di farmi tornare a Venezia. È questo che vuoi veramente? È questo, padre Gruber. Dal fondo dell'animo. Io vorrei vivere ancora un po'. Prega allora. Prega senza stancarti. Nessun destino è segnato veramente. Io ho affidato la mia vita al Signore. Mi sono lasciato portare per mano. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Un altro sia Papa, non io. Non io. Beati coloro che soffrono, perché saranno consolati. Buongiorno, Eminenza. Come va? Dormo sempre meno. Mi dispiace se facciamo due passi insieme? Ah, tutt'altro. Sa come mi chiamano? Il veterano del conclave. Ho visto le lezioni di Papa Giovanni e quella di Papa Montini. Un testimone privilegiato. Un testimone angosciato per la sua chiesa. Vedo il popolo dei fedeli smarrito. Un gregge assalito dai lupi. Divorzio, Brigate Rosse, assassino di Moro, corruzione dei costumi. C'è bisogno di una guida forte, del ritorno ai valori della tradizione. La gente ha bisogno di amore e di comprensione. Sì, certo. Ma molti approfittano della comprensione e nasce il disordine. E la Chiesa ne soffre. La Chiesa è nelle mani di Nostro Signore. Il Concilio ha segnato un passaggio importante. Il Concilio è stata una grande istituzione, sì. Però? Però ha avanzato troppe proposte, troppi dubbi. Ha aperto anche tante porte. Troppe, troppe. È per questo che ognuno si sente autorizzato a parlare. Ecco, sono i nomi dei cardinali sudamericani e nordeuropei. È la loro visione della Chiesa che spaventa. Teologia della liberazione. Aperture, aperture. Ci sono nomi di altissimo livello che ognuno di noi sarebbe felice di votare. È il suo primo conclave, vero? Sì, confronto a lei sono un novizio. Non capita da solo. Quando e dove si prendono le vere decisioni? Allora, colazione a Palazzo Pallavicini, riunione nello studio di Monsignor Casaroli e cena nella residenza del Cardinal Felici. Senti, rispondi a tutti con la massima cortesia che il Patriarca... Che il Patriarca ringrazia tutti di cuore, ma che per il momento è impossibilitato a partecipare. Così non dovrebbe offendersi nessuno, no? No, offendersi no, ma sicuramente penseranno che ha accettato altri inviti. Ah, e poi c'è questa. Nessun mittente, non si sa chi l'ha mandata. Cos'è? Prova a metterla su. Se qualcuno è sapiente, dice San Bernardo, ci dia buone lezioni. Se ha pietà, preghi per noi. Se è prudente, questo ci governi. Sono io in Brasile, quello che ho detto per la consegna della laurea honoris causa. Inchiniamoci dunque davanti a quelli che tra noi sono sapienti e hanno pietà, ma eleggiamo colui che è dotato di prudenza. Beh, allora si sa chi l'ha mandata. Qualche sospetto ce l'ho. Eccoti qui. Forse non basta un uomo dotato di prudenza. Tu l'hai detto.
Ci vorrebbe qualcuno capace di sopportare il peso enorme di tante responsabilità e doveri. Giusto. Fammi un nome. Ho in mente qualcuno a cui forse aveva già pensato Papa Montini. Un papa straniero. Sono 5 secoli che non viene eletto un papa straniero. Andiamo. Matureranno i tempi, no? Il Brasile lo conosci. Ma la stessa situazione è quella del Cile, della Colombia, del Perù, del Messico, no? Ci vuole un uomo della speranza. Qualcuno che abbia il coraggio di cambiare, di portare la Chiesa nel mondo e senza paura. Ma sai che altri vogliono il contrario? Un uomo della speranza, Albino. Un buon pastore. Io sono pronto ad aiutare tutti in questa ricerca. Può essere tutto molto semplice. C'è qualcosa che voglio chiedere agli amici come te. Non pensare a me. Nemmeno per ipotesi, nemmeno per un attimo. Me lo devi promettere. Come vuoi. Qui Madre Teresa vuol mettere la mensa per i poveri, lì le cucine, aprire una grande finestra e fare anche il dormitorio per le persone che non hanno la casa. È incredibile, Madre Teresa. Non ha ancora ottenuto permessi e già si immagina il suo centro. Madre Teresa non si ferma. I permessi prima o poi arrivano. È difficile anche per il Papa. Prima o poi. Non vado in cerca di cose grandi né di cose troppo alte per me, ma per gli altri. Bisogna essere ottimisti nonostante tutto. Quale fanciullo in braccio a sua madre è in me l'anima mia. Chi ha scritto questo? Madre Teresa, forse? No, il patriarca Luciani. Sono lettere immaginarie scritte ai grandi del passato. Nei suoi libri c'è sempre un'ispirazione che oserei definire evangelica. Un buon pastore. Un uomo semplice, pieno di cultura eppure umile. Posso dare questo a Madre Teresa? Lei sicuro legge con un cuore felice. L'ho portato per lei. Tra un giorno sarà nelle sue mani. Non è questo che cerchiamo? Qualcuno che sappia parlare al mondo con semplicità e chiarezza. L'orientamento di Benelli in favore di Luciani, fin troppo esplicito. Ma che motivazione? Le qualità dell'uomo. Benelli è stanco della diocesi di Firenze. Vuole tornare a Roma, segretario di Stato. La sua grande rivincita contro chi l'ha voluto allontanare. Fosse eletto Luciani, avrebbe bisogno di un grande esperto di curia. Ecco Benelli pronto. Non è solamente politica. Benelli è fermamente convinto che Luciani aprirà le braccia al mondo. Questo è l'errore. È il mondo che deve guardare la Chiesa come un faro nella notte. Bisogna vigilare. Benelli è un grande tessitore. Ma che si sa di Luciani? Hai incontrato Benelli? È d'accordo con lui? La messa è finita, andate in pace. Eminenza. C'è una lettera, c'è scritto riservata, personale. Ho creduto di non darla a Dolorenzi. Non c'è problema, grazie. Diego. Ah, è qua. Ho preso i giornali della sera. Sai che sono usciti 2 libri, dico 2, in America sull'elezione del Papa? Sì. Magari alla libreria inglese ce li hanno. Non vale la pena. Beh. Ma dicono che ci sono i ritratti di tutti i cardinali con le previsioni per l'elezione. Come per le corse dei cavalli. Lei ci scherza, ma pare che a Londra scommettano anche sul conclave. Mai stati affettuosi con i papi gli inglesi. Aspetti un attimo, lascio i giornali in camera e poi scendiamo per la cena. Ah no, non vengo a cena. Devo vedere una persona che non mi aspettavo di ritrovare. Ma se vuole l'accompagno con la macchina. Non preoccuparti, faccio 2 passi. Ciao. Luigi. Albino. Ho
Non ti ho scritto che stasera sono di guardia? Sì, lo so, hai scritto tutto, ma sono io che volevo vederti subito. Come amico o come medico? Ogni tanto una fittarella qua in mezzo al petto, ma ci sono abituato, mi tiene compagnia. E il professor Daros cosa dice? Oh, una pillolina e passa tutto. Sì? Andiamo, dai. Non sai che effetto mi fa leggere il tuo nome, i commenti, le previsioni? Non ci badare, devono riempire tante pagine. Ma sai cosa mi colpisce, Albino? Dimmi. Due ragazzi, io e te, nello stesso seminario. Il destino è lì, in agguato. Chi sceglierà? Poi si ritrovano da vecchi e uno dei due è lì per diventare papa. Sì. Potresti esserci tu al posto mio. Oh, no, no. Anche se sapessi quante volte ho pensato di aver sbagliato ad andarmene. Ma... Tu cardinale e io medico. Oh, mi ci vedo proprio vestito di bianco. Beh, la tonaca del papa è bianca, no? La Chiesa ha bisogno di altro che di un pretino di canale d'Agorto. Vabbè, quello di cui ha bisogno la Chiesa lo sa lo Spirito Santo e basta, dai. Ma lo Spirito Santo sa anche ascoltare le nostre preghiere. Va bene, allora vorrà dire che io pregherò per il mio compagno di seminario. No, Luigi, no, ti prego. Se mi vuoi bene, non farlo. Perché? Cos'hai tu in meno degli altri? Non si tratta di avere più o meno. Allora? Non posso chiedere qualcosa che non voglio. Beh, per fortuna non sei tu a decidere. Se succedesse, Luigi, lo capirai perché non voglio. Non capisco, spiegati. Ho già detto più di quanto dovevo. Albino, non riesco a capire cos'è che ti angoscia, cos'è che ti spaventa. Signore, allontana da me questo calice. Albino, diventare papa non significa morire. Vabbè, comunque ti ho scritto perché c'è una persona che devi conoscere. Stefan Piesevich. Molto piacere. Piesevich è riuscito a passare in Occidente durante le Olimpiadi del 60 a Roma. Lotta greco-romana. In tre siamo riusciti a fuggire. E che cosa posso fare per voi? Di tanti che sono stati chiusi in prigione o nei campi non si sa nemmeno dove sono finiti. Sì, sono riusciti a rintracciare 5 persone. 2 sacerdoti, un ingegnere e 2 operai di Cracovia. Ora che sanno dove sono, forse si può fare qualcosa. A Cracovia l'arcivescovo è Wojtyła. Sì, Eminenza, Wojtyła. I sovietici non osano toccarlo. Tu certamente lo conosci. Puoi fargli arrivare questi nomi? Vedrò che cosa posso fare. Ehi, siediti. Allora, questa è la lettera d'arrivo per la sua richiesta di riduzione allo stato laicale e questo è il bonifico mensile per le suorine. Ci pensi tu? Certo, Eminenza. Che dicono i giornali? Ma niente di nuovo. Ai ai ai, Don Lorenzi, mi nascondi qualcosa, eh? Ma no, Eminenza. Sai, io mi sveglio presto la mattina e prima della tua rassegna stampa mi faccio un giro. Ho dimenticato qualcosa? Sì. C'è un giornale lì, uno di quelli grossi che mi definisce scolorito. Ah, quello. Non sanno più cosa scrivere. No, 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 hanno ragione. Anzi, più che scolorito, sono pallido come i fiori dei sepolcri. Senta, abbiamo 13 richieste di interviste. Li faccio parlare con lei 5 minuti, poi vediamo se la chiamano ancora scolorito. Ho un'idea migliore. Ce ne andiamo a prendere il sole al lago. Al lago? Dove? Ho anche convinto Monsignor Freeman. Salve. Sì, c'è una casa del clero lì, riservata. Che dici, ci arriva la nostra macchina? Cardinal Wojtyła. Eminenza Luciani. Possiamo parlare un attimo? Ho qualcosa da darle. Non so dirle se è vero o falso, se è una trappola, e se lei corre qualche rischio mentre io le passo questi nomi. Vedo che lei capisce benissimo la situazione in cui viviamo in Polonia, ma non abbia preoccupazione per me. Beh, voi siete al di là del confine. Noi da qua non possiamo far altro che immaginare. Quando fai quello che devi fare, non devi avere paura di niente. Beh, la Chiesa vi deve molto. Siamo noi che dobbiamo molto alla Chiesa.
Manca poco, ma poche ore. Sì, dicono tutti che sarà un conclave breve, per via del caldo soprattutto. Mio patriarca, vi attendiamo. Io sono il patriarca di Venezia. Noi siamo con lei. La cosa non mi riguarda. Non mi riguarda. Buongiorno. Caro Luciani, troppo caldo, troppo. A me è il freddo che dà fastidio. Sa cosa succederà con questo caldo? Faremo papa anche una sedia, pur di uscire di qui. Non la si vede da nessuna parte. Mi godo il ponentino nel parco del convento. C'è di meglio, Eminenza. Bisogna stare vicini in certi momenti. Stasera, ad esempio, a casa di Monsignor Casarori. Se lei ci onorasse... No, stasera mi aspetta mia sorella Antonia. Non ci siamo ancora visti. Sì, io ho urgenza però di parlarle. Mi dica pure. Giravoce di un accordo fra lei e il Cardinal Benelli. Giravoce? Non è utile scandalizzarsi, sa. Preconclave è tutta una voce che gira. Io non ne so niente. Benelli farebbe convergere su di lei i voti dei sudamericani e dei nord europei. A patto però che lei lo chiami a Roma come segretario di Stato. C'è un'unica inesattezza. Il Cardinal Benelli e io non ci siamo visti, né sentiti, né scritti, né contattati per terza persona. Lei quindi smentisce? Ma non c'è niente da smentire. Io vorrei un nome da lei, un'indicazione. Cosa vuole che conti il patriarca di Venezia davanti a tanti principi della Chiesa? Un modo per non rispondere. Pensiamo alla Chiesa. A dove deve combattere le sue battaglie decisive. Il fegato non è come il nostro. Le cipolle non sono venete, ma insomma. Qui ci vorrebbe Berto, l'esperto culinario è lui. Lo zio dice che viene giù appena eleggono il papa di famiglia. Allora puoi dirgli che può restare benissimo dove sta. Ma i giornali dicono... Guarda, se si dovesse dare rete ai giornali di papi ne leggerebbero almeno 30. Ma fra quei 30 ci sei sempre tu. Dai, Albino, che caffè si fredda. Sì. Sai, Antonia, io non temo tanto per me, ma sento che la responsabilità della scelta è grande. Devi prendere un povero uomo e calargli sulle spalle una croce da schiantarlo. Chissà cosa direbbe la mamma di questi pericoli che corri. Direbbe, Albino, è inutile darsi pena. Tanto succede solo quello che vuole il Signore. C'è una cosa della mamma che non ti ho mai detto. Davvero? Teneva la tua foto. Quella di quando ti sei fatto prete. In mezzo ai santini che pregava ogni sera. Io le dicevo, mamma, non lo tenere lì Albino, che non è mica santo. Lei sorrideva. Lo tengo insieme ai santi, perché si ricordino sempre di lui, che ha tanto bisogno. La prego sempre di più, sai, nostra madre. E ora le chiedo di farmi tornare a Venezia sano e salvo. Eminenza, vorrei dissipare un'ombra. Nessun'ombra, Monsignor Benelli. Si è parlato di un accordo tra me e lei. Ma lei sa benissimo quanto me che non c'è niente di vero. Certamente, ma a tanti interessano solo le finte verità. Non pensavo che il Vaticano fosse così complicato. Ma non c'è niente che un uomo come lei non possa affrontare. Sappia che se qualcuno indicasse il mio nome, io sono deciso a sfruttare il diritto che concede il nuovo codice canonico e a rifiutare la mia elezione. Carissimi cardinali, direi, io non accetto, cercatene un altro. Ma è un gesto grave. È un gesto responsabile. Rifiutare l'elezione significa respingere la chiamata del Signore. Significa dire al Signore, non sono io quello che tu vuoi chiamare. Siamo nelle mani del Signore. Albino. Berto. Volevo... Senti che voce, non starei mica piangendo. No. Cioè sì. Non capita tutti i giorni un fratello che può diventare papa. Ah, allora guarda, non ti preoccupare perché non c'è proprio pericolo per me. Dica vero. Io so come sei fatto. Senti, appena sarà tutto finito, vengo a trovarti, promesso. Va bene. Ciao. Ciao.
Vedrà che domani a quest'ora avranno fatto papa al più santo. Come si fa a misurare la santità delle persone? Ah, io comunque sarò là in piazza, in mezzo alla gente, a sentire quel nome. Habemus papam, reverendissimum ac eminentissimum dominum. Lo sa che c'è solo lei che si chiama Albino? Quindi se diranno Albinum, io sarò il primo a capire. Sì, vai a guidare, dai. Extra omnes. Con l'extra omnes sarà vietato a chiunque entrare ed uscire dal recinto del conclave sotto pena di scomunica. Comunichiamo l'esito della prima votazione. Maggioranza richiesta per l'elezione, voti 75. Giuseppe Siri, voti 25. Albino Luciani, voti 23. Sergio Pignedoli, 18. Sebastiano Baggio, 9. Franz Koenig, 8. Aponte Martinez, 2. Frank Tomasek, 2. Fumata nera, fumata nera. Evidentemente i cardinali riuniti in conclave non riescono a trovare l'accordo che molti pensavano possibile fin dalle prime votazioni. Se Siri prende più voti di Luciani, per stasera abbiamo finito. Siri. 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 Luciani. 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 Siri. Luciani. Wojtyła. Siri. Luciani. Pironio. I voti stanno aumentando. Sono un temporale d'estate. Grazie, altrettanto. I numeri mi dicono che siete decisi. Una persona buona, intelligente e pia. Un papa buono e santo. Siamo tanti di più dei voti espressi a pensarla così. Eccoli. Risultati del terzo scrutinio. Luciani voti 68, Siri voti 7. E la tua via crucis, sopporta. Vorrei scomparire senza dare nell'occhio.
È troppo tardi. Propongo la quarta votazione immediata. Sono sicuro che oggi lei sarà il nostro nuovo papa. Ti prego, fa che questo non accada. Fa che la mia vita non finisca così. Luciani. 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 Siri. Luciani. 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 Albino Luciani, voti 101 su 111 votanti. Praticamente l'unanimità. Accetti tu la tua elezione a sommo pontefice di Santa Romana Chiesa? Non posso. Non posso respingere la chiamata del Signore. Accetto. Con quale nome vuoi essere chiamato? Giovanni Paolo Primo. Né bianco né nero. Il colore del fumo che sale in cielo dalla Sistina non riesce a comunicare se l'elezione sia avvenuta oppure no. Del resto siamo al primo giorno di votazioni e raramente la scelta di un papa si è risolta in modo così rapido. Ecco, è bianco! Bianco, l'hanno eletto! L'hanno eletto! Ci perdoni, Santità, non è la misura giusta. Non abbiamo pensato. Non ci pensavo nemmeno io, guardi. Al suo servizio, Santità. Sono solo un povero papa. Grazie. Lei, Eminenza, è stato un profeta. Ma il mio pontificato sarà breve. Santità. Non conta essere papa per un giorno, 100 anni, ma servire la volontà del Signore. Ci siamo. Ci siamo, si sta per aprire la loggia centrale della Basilica. Nuntio vobis gaudium magnum, habemus papa. Eminentissimum, ac reverendissimum dominum, dominum albinum, sancte romane ecclesie, cardinalem Luciani. Sono il segretario del nuovo papa. Desidererei che il conclave rimanesse chiuso fino a domani e che venissero fatti entrare tutti quei cardinali che non hanno potuto votare per ragioni di età.
Fino ad oggi non era mai accaduto, ma sarà fatto, Santità. Bene, pregheremo insieme. Ho bisogno delle preghiere di tutti. Sorridere, sempre. Vorrei dire qualche parola. Santità, ciò non rientra nella tradizione. Ah no? Peccato. Benedicat vos omnipotens Deus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sono il nuovo segretario del Papa. Cioè, sono il segretario del Papa nuovo! Dove va lei? Sono il segretario del nuovo Papa. Ma il conclave è chiuso. Lei è scomunicato! E vorrà dire che la scomunica me la toglierà il Papa. Avrò molto bisogno del suo aiuto, Eminenza. Lei avrà sempre il mio aiuto, Santa Grazia. Grazie. Diego! No, ma dovrei essere io a piangere. Il più santo, l'avevo detto io, il più santo. Il più santo. Oh, ma l'avete messo per me quel trono là? No, non mi ci siedo. Io mi siedo qua dove mi sono sempre seduto. Sono e sarò sempre uno di voi. Che Dio possa perdonarvi per quello che avete fatto. Santità, ecco il discorso per il radiomessaggio di domani. Ah, ringrazio molto, ma quei pochi discorsi che farò preferisco scriverli da me. Adscribi familiam suam, singulari benignitate concessit. Cardinal Felici. Eccomi, Santità. Grazie di essere venuto. Io so che se lei incontrasse Cicerone non avrebbe problemi a scambiarsi quattro chiacchiere. Mi tengo in esercizio col latino. Ecco, non vorrei sbagliare qualche consecuzio, scivolare magari qua e là sul maccheronico. Ma il suo latino, Santità? Peggio del suo, peggio del suo. Comunque, io intendo pronunciare cinque volumus. Cinque vogliamo. Saremo tutti accanto a lei, Santità. Volumus. Vogliamo continuare nella prosecuzione dell'eredità del Concilio Vaticano II. Le cui norme sapienti devono tuttora essere guidate a compimento. Vogliamo conservare intatta la grande disciplina della Chiesa nella vita dei sacerdoti e dei fedeli. Vogliamo ricordare alla Chiesa intera che il suo primo dovere resta quello dell'evangelizzazione. Vogliamo favorire tutte le iniziative lodevoli e buone che possano tutelare e incrementare la pace nel mondo turbato. Ho l'impressione che qualcuno abbia fatto male i suoi calcoli. Ci siamo messi in casa un altro Papa Giovanni. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena è cominciato il pericolo per me, i due colleghi che mi erano vicini mi hanno sussurrato parole di coraggio. Non abbia paura, in tutto il mondo c'è tanta gente che prega per il Papa nuovo. Addì domenica 27 agosto 1978, alla presenza di Sua Santità Giovanni Paolo I, vengono infranti i sigilli posti all'appartamento papale dopo la scomparsa di Papa Paolo VI a Castel Gandolfo. La cucina è vuota.
neanche una bottiglia d'acqua. Chissà che cosa si immagina la gente. L'ingresso del nuovo Papa nel suo appartamento. Ah, va bene così. D'altronde il Papa è un uomo come tutti gli altri, anche se ha qualche responsabilità in più. Ci penso io. Vado a cercare qualcuno. Grazie. Ho ricevuto il suo biglietto augurale, la ringrazio, ma ho visto che c'è una nota sul nuovo nome. Pignolerie, santità, sciocchezze. Beh, perché non avrei dovuto chiamarmi Giovanni Paolo I? Primo, santità, si usa dirlo quando ne è venuto un altro. Mm-hmm. Se venisse un altro Papa Pietro, allora chiameremmo il primo Pietro I. Allora va bene così. Perché io devo andarmene presto e arriverà Giovanni Paolo II. Ma mi scusi, santità, sono soltanto mie lucubrazioni. Spetterà a lei decidere, santità. È il terzo segreto di Fatima. Papa Pacelli, Papa Giovanni e Papa Paolo hanno ritenuto opportuno non renderlo pubblico. Questa facoltà spetta solo al pontefice regnante. Mi risulta difficile pensare a me come al pontefice regnante, ma farò il possibile. Grazie. Potrei conferire con Sua Santità? È di là, nel suo studio privato. Venga. Ma era qui un momento fa. Avrà preso l'ascensore. Vada a controllare. Non è in biblioteca, non è nella sala delle udienze. Non è nemmeno in cappella. Dobbiamo trovarlo. Bene. E lei invece, finito il servizio, pensa di restare? Santità, no, penso di tornare a Zurigo per completare i miei studi di odontotecnico. Bravo, c'è sempre bisogno di odontotecnici. Auguri a entrambi allora, eh? Auguri. Santità? Sì? Perdoni, ma non si dovrebbe mai parlare alle guardie svizzere. Perché? Perché nessun papa l'ha mai fatto. Ormai l'ho fatto. La stanno cercando dappertutto. Ma stavo facendo un giretto così per orientarmi, altrimenti non capisco nemmeno dove mi trovo. Santità, credevamo che si fosse perso. Un montanaro come me è per di più vestito di bianco e con la foto su tutti i giornali del mondo. Come fa a perdersi il papa? La sua uscita non era prevista. Non lo sapevo nemmeno io, mi ci sono trovato. Comunque, eccomi. No, scusa, no, la sedia gestatoria proprio non la posso usare. Ma santità. Mi pare già di sentirla mia mamma. Albino, non ti farai mica portare su una cosa del genere. Un vescovo vestito di bianco che ha i piedi di una grande croce viene ucciso con colpi di arma da fuoco e frecce. Un vescovo vestito di bianco. Sembra l'allegoria di... di un attentato contro il Papa.
Se sono io quel papa, non ho paura. Forse questa è la fine che mi attende. La mia vita è nelle mani del Signore. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. Il papa è un uomo, come tutti. Come tutti, sa che la sua vita finirà. E come tutti, vorrebbe allontanare da sé quel momento. Anche Gesù, nell'orto degli ulivi, ha sentito quello che senti tu. Una grande angoscia mi opprime. Se puoi, Padre, allontana da me questo calice. Qual è la tua decisione? Che il segreto non venga divulgato. Non è giusto che chi crede venga turbato dall'attesa di un fatto così grave. Sarà chi viene dopo di me a svelarlo, se così lo ispirerà il Signore. Santità, lei conosce molto bene il valore del rito per i fedeli. La ripetizione dei fatti in forme identiche, attraverso i secoli, rimanda all'immutabilità della fede. Certamente, Eminenza, ma è proprio per questo che vorrei cambiare, per segnalare visibilmente che la Chiesa sta per rinnovarsi. Rinnovarsi? Sì, nei suoi orpelli terreni. Per questo non userò la sede gestatoria, non metterò il triregno e preferirei che la messa d'inizio di pontificato non si chiamasse messa di incoronazione. Ma così viene meno... Sì, lo so, tutta un'impalcatura. Si potrebbe parlare di messa di intronizzazione. Troppo pomposo. E io direi messa di inizio del servizio apostolico. Ci saranno delle reazioni. Beh, sì, lo immagino. Se mi posso esprimere liberamente, Santità. Ma certamente. Molti hanno notato che nel suo primo discorso lei ha abbandonato il plurale maiestatis. Sì, sì, è vero, ho detto io anziché noi. E l'ho fatto perché mi è sembrato più vero, più vicino a quello che la gente vuole dalla Chiesa. Noi siamo al suo servizio, Santità. Pronti ad eseguire i suoi ordini. Non così, Eminenza. Io vorrei vicino chi vede la Chiesa come io la vedo. Oh, e lei chi è? Sono John McGee, ero segretario di Papa Paolo. Ora sta sgombrando l'archivio. Già, me l'hanno detto. E dove andrà adesso? Beh, sono missionario, Santità. Irlandese e missionario. Senta, io sono un po' inesperto dei meccanismi qui del lavoro della curia e quindi anche qui c'è una missione da fare. Se la sentirebbe di restare con me? La ringrazio per la fiducia. Stia su, stia comodo. Mi fa piacere che accetti. Ah, senta, posso chiederle una cosa? Magari in inglese, così faccio un po' pratica. Yes, Holy Father, with pleasure. I would like to meet Karol Wojtyła, the Archbishop of Cracovia, before he leaves. Perfect. Provvedo subito. Santità. Capisco come se parlassi in italiano. Santità. Grazie per essere venuto. Vorrei che fosse lei a tenere questo. È il rosario che mi ha regalato mia mamma quando sono diventato sacerdote. È rimasto con me per tutta la vita. Ma Santità, io... C'è qualcosa che voglio che lei sappia prima di tornare in Polonia. La Chiesa è consapevole che nel suo paese si sta combattendo una battaglia decisiva. Non fra due ideologie politiche, ma fra due modi diversi di concepire l'uomo. Santità, lei lo sa che non abbiamo armi e i nostri nemici sono infinitamente più potenti di noi.
Lo erano i nazisti e la storia li ha travolti. E lo sono i sovietici e cercheranno di prevalere. No, non prevale, Bund. Non vinceranno. La dignità dell'uomo, la sacralità della vita umana, questa è nostra forza. Preghi per me, Eminenza. Preghi con il rosario di mia mamma. Ma Santità, lei è sempre nelle nostre preghiere. Forse c'è un disegno della provvidenza che passa sopra di me, ma mi attraversa soltanto. Qualsiasi cosa accadrà, noi non siamo chiamati a comprendere, ma ad accettare il mistero. Ieri mattina io sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere. Appena che cosa dice la gente del Papa nuovo? Per me, il Papa del sorriso, così la chiamano. La nostra fede è gioia, sorridere è una testimonianza di fede. Non abbia paura. In tutto il mondo, chissà, magari i cardinali si saranno già pentiti della scelta che hanno fatto. Non si sarà pentito lei di aver accettato? Io, in un certo senso, sono dolente di non poter tornare alla vita di apostolato che mi piaceva tanto. Il mio lavoro era tra i ragazzi, gli operai, i malati, le visite pastorali. Ecco, ora spero che i miei confratelli cardinali aiuteranno questo povero Cristo, vicario di Cristo, a portare la croce. Ma che cosa sta dicendo? Mi sa un po' strano darvi la benedizione apostolica. Siete tutti successori degli apostoli. Ad ogni modo è scritto qui: in nome di Cristo impartisco con effusione di sentimento a voi, ai vostri collaboratori e a tutte le anime affidate alla vostra cura pastorale le primizie della mia propiziatrice apostolica benedizione. Un po' aulico come linguaggio, abbiate pazienza. Le intenzioni saranno state delle migliori, però quell'espressione, povero Cristo, aveva tutta l'aria di un'imprecazione inopportuna. Crede che usare un linguaggio disinvolto gli procuri il favore della gente? Naturalmente occorre provvedere. Ho già dato ordini precisi all'osservatore romano. Che ne dice? Sembra perfettamente sovrapponibile. Tenga. Direi che le condizioni in rapporto all'ultima visita a Venezia sono stabili. Il cuore fa il suo dovere con qualche inciampo, piccolo ma inciampo. Resta da evitare lo stress e di fare una passeggiata di almeno un'ora al giorno per la circolazione. Un'ora, dottor Daros, ma come faccio? E deve sforzarsi di trovarla, Santità. Sor Vincenza Taffarel conosce tempi e dosi di somministrazione delle medicine. Si fa presto a dire evitare lo stress. L'Osservatore Romano, il mio giornale, riporta i miei discorsi riveduti e corretti. Via tutto quello che secondo loro può disturbare. Questo povero Cristo, vicario di Cristo, non è piaciuta. Il Papa viene censurato. Cardinale, prego, si accomodi. Prego. Non si va da nessuna parte se non si ha un'idea chiara del porto di arrivo. Naturalmente. Desidero concordare con lei la rotta e il porto. L'ascolto. Vorrei una chiesa che se Gesù tornasse riconoscerebbe facilmente. E come farlo? Umiltà, fede, speranza, carità. Un po' generico, no? Ha ragione, sì. Beh, sarò più concreto allora. I mezzi che oggi la Chiesa usa dimenticano i fini. Ma poi c'è il resto, tutto il resto che ci angoscia. Questa è una messa celebrata da Monsignor Lefebvre nella sua comunità. Il nostro timore più grande è che uno scisma, Santità, sembra ormai prossimo.
Dobbiamo evitarlo a ogni costo. Monsignor Lefebvre pone dure condizioni. La cancellazione del concilio. A cominciare dalla Santa Messa che vuole celebrare in latino. Esistono margini di trattativa? Lefebvre si sente molto forte. Bisognerà agire con cautela. Lui pensa a una chiesa evangelica, lontana dal potere temporale ed economico, e forte del suo prestigio morale. Belle parole, splendidi propositi. Questo può essere il futuro, ma è lontano. Ora bisogna che il Papa si occupi degli attuali e importanti, innumerevoli problemi che ha la Chiesa. Giusto, molto giusto. Così non gli resterà tempo per le sante utopie. E poi questo gliel'hanno offerto i pellegrini messicani. Il biglietto per Puebla. Sì, tutti invocano la sua presenza alla conferenza episcopale. Tutti quanti. Lo userà qualcun altro. Io come Papa non viaggerò mai. Ma perché dici così, Santità? Il mondo ha bisogno del Papa. Non è questo il mio destino, Padre John. Toccherà a qualcun altro portare la parola del Signore su tutta la terra. È necessario che il seme muoia. Santità, mi rendo conto che non dovrei nemmeno disturbarla, ma giù al corpo di guardia c'è una giovane donna, una tale Lucia Comin, che dice di essere del suo paese. Come se bastasse essere di Canale d'Agordo per essere ricevuti dal Papa. Le faccio dare una medaglietta e un messale con la speciale benedizione e... Comin, nome dei nostri. Forse conoscevo suo nonno, se era il fornaio. Glielo chiedo, Santità. Falla salire. La incontro volentieri. Una del mio paese. Buongiorno. Santità, mi scusi, vado via subito. Scusarsi di cosa? Lei è il Papa. Io sono di D'Agordo, Canale D'Agordo. Sì, anch'io. Lo so, per questo che pensavo... Di fare un saluto a un compaesano? No. Ah, no? Cioè sì, ma non solo. Sediamoci, accomodati. Allora... Ecco. Chi è? È lei, Santità. C'è scritto anche dietro. Albino, ad anni 3. Dov'è finito questo bambino? Come fai ad avere questa fotografia? Mio nonno. Comin, il fornaio, sì. Dove mi mandava mia mamma a cuocere le torte. No, Pietro. Suo fratello. Ah, il fratello? Che aveva lavorato in Germania e in Svizzera. Con Giovanni Luciani. Mio papà. Suo papà, Santità, emigranti, tutte e due. Ci sono anche altre persone della sua famiglia. Guardi, qui c'è sua mamma, in gita su qualche lago. Sì. C'è anche suo fratello piccolo. Uno zio, penso. Può tenerle, erano in fondo a un armadio. Ti ringrazio tanto, Lucia. Ringrazio io lei, Santità. Di cosa? Lei ha salvato... la mia vita e la vita di mia figlia, Caterina. Io? È bella. Santità, io non sono sposata. Sì. Il padre di Caterina non sa nemmeno che è nata. Io, quando mi sono accorta che aspettavo, ho avuto paura. Ero sola, Santità. In che mondo la vado a mettere questa bambina, pensavo. Chi mi aiuta? E quando senti dentro che non ce la puoi fare... Allora è meglio che ti vai a buttare giù dal ponte e la fai finita, che tanto nessuno ti vuole. Dovevo farlo, Santità, non c'era più speranza per me. Ma guardo un vecchio giornale di quelli che avvolgono le uova e trovo letto il suo nome, Santità Albino Luciani. Sapevo che lei era di Canale. Dio tiene... scritto il nostro nome sul palmo della sua mano. È come dire che se Dio lassù in paradiso avesse un tavolo, sopra quel tavolo egli conserva la fotografia di ciascuno di noi. Dio non ci abbandona mai, non si dimentica mai di nessuno. Ci ricorda e ci pensa sempre. Ci pensa sempre il Signore, Lucia.
Mi perdoni, Santità. Prego. L'argomento di ogni fascicolo contiene rimandi all'archivio generale. Il cardinale Vio attende di conoscere i suoi orientamenti, Santità. Bene, bene così. No, state su. Non si doveva disturbare, Santità. Sono io che devo salire da lei. Mi dicono che un po' di moto mi faccia bene. Ha già una visione generale dei problemi? Senta, io macchine per scrivere ne ho viste tante. Non ci sarebbe anche una macchina per leggere? Sfortunatamente no. Ecco, allora, in attesa che la inventino, non vorrei più scartoffi sul mio tavolo, eh? Non sono stato fatto papa per fare l'impiegato. Indubbiamente no. Ma l'urgenza di certi problemi... Più urgente la riforma della curia e del codice di diritto canonico. Il Papa è infallibile in materia di fede, ma non può sapere tutto. Non è difeso contro ogni imprudenza. È un uomo. Sono secoli che la curia funziona così. Guardi, io le dico con il cuore in mano che sono prima di tutto un prete. Adesso sono anche Papa. Ma voglio essere un pastore, non un funzionario d'ufficio. Io sono prima Vescovo di Roma e poi Papa. So che sono due cose in una, ma non voglio fare la figura della comparsa davanti ai miei parroci e alla mia gente. Ah, scusi, vorrei accelerare la concessione per il centro di Madre Teresa qui in Vaticano. Anche se magari non sarò io a consegnarle le chiavi. Com'è che lavora sempre così tanto tuo marito, eh? Non siete riusciti neanche a prendervi qualche giorno di vacanza per andare su nel Veneto? Dai, dai, un po' d'aria di montagna ci vuole, sempre al mare. Grazie. E un po' di whisky nel gelato ce lo metto. Non sarei dimagrito, vero zio? Ah, può darsi un po'. C'è sempre un grande affare, sai? Stamattina ho detto che i peccati che gridano vendetta davanti a Dio sono opprimere i poveri e defraudare la giusta mercé agli operai. Ti sei assicurato che l'Osservatore Romano pubblichi per intero il discorso? Le bozze non me le hanno fatte vedere. Dicono che solo la Segreteria di Stato ha il compito. E tu di, è il Papa che lo vuole. Sì, Santità. Un'ora al giorno, dicono i medici. Devo approfittare di tutte le occasioni per passeggiare. Fa bene anche a me, sa. Il Patriarcato di Venezia credo di conoscerlo bene. Le assicuro che la persona che ho scelto, Monsignor Sorge, è più che adatta. Posso contare sul suo appoggio? Avrà contro l'intera conferenza dei Vescovi. E perché mai? Le abbiamo proposto una terna di candidati. Rifiutarla significherebbe sconfessare il nostro operato. Non è così. Io apprezzo il vostro sforzo. Però preferisce il suo candidato. Eminenza, io ho in mente un grande rinnovamento, un nuovo modo di lavorare. Ho bisogno dell'aiuto di tutti. Lei è il Papa. Già, il Papa. Le mie dimissioni. Leggiamo, signor Marcinkus. Ho l'impressione che lei non mi abbia perdonato la vendita della Banca Veneta al Banca Ambrosiana di Calvi. Da un giorno all'altro centinaia di parroci, compreso me, hanno perso la banca che li sosteneva nelle opere di carità. E senza che nessuno ci dicesse niente. Certe operazioni non si mettono in piazza prima del dovuto. La Santa Sede ha così ottenuto un notevole vantaggio in termini economici. Ho l'impressione che la Chiesa e la finanza non abbiano sempre obiettivi convergenti. Dipende dai punti di vista. Il mio bada a proteggere i più deboli. Bene. Ma per proteggerli avrà bisogno di denaro. E per far denaro occorre seguire le leggi della finanza. Io penso che la Banca Vaticana vada interamente riformata. In che senso? Una banca è una banca e deve agire come una banca. Desidero che le finalità della Banca Vaticana siano moralmente coerenti e che si arrivi alla massima trasparenza.
Ma così si corre il rischio di essere espulsi dal mercato. Il mercato non può costringerci a rinnegare tutto quello in cui crediamo. Padre Santo, le mie dimissioni sono firmate. Quando vorrò le sue dimissioni gliele chiederò. Adesso desidero un rapporto dettagliato sui nostri depositi e su tutte le nostre relazioni bancarie. Negli affari non si può guardare troppo per il sottile. Ma noi non siamo qui per combinare affari. Aspetto quel rapporto. Buongiorno, Santità. Buongiorno. Io so che ci sono monsignori ed altri che criticano i discorsi che io faccio e i miei modi di essere e di fare il Papa. Miseria, Santità. Solo miseria. Qualcuno dice che sono un Papa insignificante. Io questo l'ho sempre saputo. È il nostro Signore prima di me. Posso anche essere una ciabatta rotta, ma è Dio che opera in me. È Dio. Forse c'è un bambino che può venire ad aiutare il Papa. Vuoi venire tu? Vieni. Come ti chiami? Daniele. Daniele. E che classe fai, Daniele? La quinta elementare. Ecco, Daniele. Tu vorresti restare sempre in quinta elementare o magari vorresti andare in un'altra classe? Restare in quinta, se no dovrei lasciare la mia maestra. Allora vuoi restare sempre in quinta? Sì, sempre. Questo bambino non è come il Papa. Quando io ero piccolo, quando ero in quarta, dicevo, oh, se fossi in quinta. E quando ero in quinta pensavo, chissà se andrò in prima media, se mi promuovono. Vedi, Daniele, il Signore ci ha messo dentro un forte desiderio di andare avanti, di progredire. Il Signore fa che possa amarti sempre di più, fa che non cessi mai di amarti. Capisci? Ma quest'uomo, se va avanti così, cosa dirà nel prossimo futuro? Queste minuzie, queste bagatelle, questi piccoli episodi. Teologia spicciola, senza alcuna consistenza. Abbiamo un Don Camillo in Vaticano. Io per fortuna non sono cardinale e non ho votato. Ma certo chi l'ha eletto ha fatto un bel errore. Ma non può essere un caso. Tutti i quotidiani, più un paio di settimanali, riportano le lamentele vaticane per il modo di parlare del Papa. Dicono troppo semplice, troppo terra-terra. Anch'io sono capace di parlare difficile, sai. Ma sarei un pavone. Se la gente che mi ascolta torna a casa anche con un'idea sola, a me basta. Centinaia di missili armati con testate nucleari sono puntati verso le città dell'Occidente, compresa Roma. E il Vaticano. I sovietici non esiterebbero ad usarli se fossero attaccati o se si sentissero minacciati. Dobbiamo sostenere con forza il lavoro dei nostri vescovi oltre cortina. Quello di Wyszyński e Wojtyła in Polonia, quello dei primati in Ungheria, Cecoslovacchia, Germania dell'Est. Ci servono grandi risorse. La Banca Vaticana può metterci a disposizione queste risorse. Non siamo... Non siamo una multinazionale, Eminenza. Ma non possiamo combattere disarmati. Dobbiamo essere il sale del mondo. Combattere usando la parola di Dio. Può seguirmi, Santità. Abbiamo dovuto far montare un vetro antiproiettile, Santità. Ci sono giunte segnalazioni dai servizi segreti. Tanto italiani che francesi. E di che tipo? Un attentato al Papa durante l'Angelus. Potrebbe rientrare nei piani delle Brigate Rosse o di altri gruppi terroristici. Capisco. Questo non è il momento di cambiare la Chiesa. Oggi noi dobbiamo fronteggiare il pericolo.
Eppure mai come in questo momento sarebbe necessario parlare direttamente al cuore della gente. No, no, lasciate stare, ragazzi. No, lasciate stare. Chi vuole salvare la sua vita la perderà. E poi nel Vangelo non si parla di vetri antiproiettile. Oggi che a Camp David il presidente americano e i capi di Stato di Egitto e Israele cercano una soluzione di pace per quelle terre tormentate, ma figlie di uno stesso Dio, voglio ricordare a tutti le ragioni della nostra speranza. Noi siamo oggetto da parte di Dio di un amore intramontabile. Sappiamo, Lui ha sempre gli occhi aperti su di noi, anche quando ci sembra che ci sia notte. È papà, ancor di più è madre. Dio è madre. Ma cosa sta dicendo? Non ti volevano lasciar passare. Ti tengono in isolamento come un sovversivo, pericoloso. Se ne parla, eh? Non si parla d'altro. Dio è madre. Ma sì, Luigi, sì. È proprio quando ci sentiamo soli e abbandonati. È proprio quando ci sembra che il mondo sia più forte di noi e ci schiacci. È proprio allora che abbiamo necessità di pensare all'amore di Dio come all'amore di una madre. C'è chi l'ha presa come un'eresia. Al resto, per secoli nella Chiesa la donna è stata considerata come il miglior alleato del demonio, no? Sì, anche questo va corretto, rivisto, la posizione della donna nella Chiesa. Anche se mi mancherà il tempo. Perché lo dici? Sento che il Signore sta per chiamarmi a sé, Luigi. Può succedere a te come a me, come a chiunque altro. No, io so che me ne devo andare, ma non so il perché, non lo capisco. Devo accettare il mistero. Il mistero del seme che deve morire affinché la pianta dia frutti. Albino, ti è franata addosso una montagna, tutto qui. Non sapevo che un papa dovesse lavorare così tanto. Devo servire la Chiesa. Ma il mio percorso è breve. Troppo breve. Sì, Luigi, Dio è madre. E il suo amore materno è l'unico che può sostenermi. E consolarmi. Pronto? Un pasticcio, guarda, un gran pasticcio. Che gli dico stasera al cardinale Vio sul celibato dei sacerdoti, sui preti che chiedono di sposarsi? Dai, dammi una mano. Sì, santità. Provvedo subito, sì. Would that be a hard day? Oh, what a trouble! Oh, lì ce ne sono tanti. Dai, dai, vai di là, grazie, thank you. Non ce n'è un altro. Dai a me, dai a me. Di là, di là. Grazie, dammi. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Mi passano i fogli, tutti perfetti. Forse ne manca qualcuno. Ah, eccolo lì. Eccolo, eccolo. Ho rischiato di perdere tutto, Eminenza. Ma per fortuna, quando sembra di aver perso tutto, c'è la provvidenza. E la sua decisione? Che per i preti che chiedono la riduzione allo stato laicale vengano approntate nuove norme, più semplici ed efficaci. C'è anche da scegliere il nuovo patriarca di Venezia. Per me io avrei già deciso. Scelga uno della terna di Baggio. Sa, non vogliamo che si parli male del nuovo papa.
Se dovessi dar retta alle maldicenze, non starei qui a parlare con lei, Eminenza. C'è bisogno che il mondo ci veda uniti. Dobbiamo lavorare insieme. Cerchiamo di dare spettacolo di unità. La gente dice, siamo in una società che è tutta marcia, tutta disonesta. Ci sono ancora tante brave persone. Piuttosto, che cosa possiamo fare per migliorare la nostra società? Io vorrei che... Io vorrei che ognuno cercasse di essere buono e che contagiasse con una bontà imbevuta di mitezza e di amore gli altri, come ci ha insegnato Gesù. La regola d'oro di Gesù è non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te. Egli perdonò sempre. Presa la croce, non solo perdonò chi lo aveva crocifisso, ma li scusò anche. Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, questo è cristianesimo. Questi buoni sentimenti che, messi in pratica, aiuterebbero la nostra società. Non è affatto un ingenuo. Lo può sembrare, ma non lo è. Lui cerca la semplicità, si sforza di trovarla. Finora ci ha ingannato. Il fatto è che la gente lo segue. Sente il parroco che parla. Questo è l'uomo. Ma non è con la semplicità che si governa la Chiesa. Ascoltami bene. I problemi lo soffocano. Non dobbiamo dargli nemmeno il tempo di respirare. Fondi bianco. Ma come sono queste fitte? Niente come le altre a Venezia. Stanotte ho fatto un sogno che proprio non capisco. Si sta faticando troppo, Santità. No, faccio meno di quello che vorrei. Forse proprio questo è il significato del sogno. Mi consegnavano una lettera con un foglio bianco, con su niente scritto. Beh, per le fitte bisognerebbe sentire il dottore. No, aspettiamo l'effetto che fa la pasticca, è inutile che disturbi. Padre confessore è qui. Devo chiedere perdono al Signore. Perché? Io sono inadatto al compito che ha voluto affidarmi. Tu fai tutto quello che umanamente puoi fare. Non è così. La Chiesa è stretta in una morsa di problemi che deve affrontare giorno dopo giorno. Sei stato chiamato tu al timone di questa barca? Sì, ma a me si chiede di fare tutto, di occuparmi delle vele, del vento, dell'equipaggio. Così non riesco a indicare il punto di arrivo. Non è tua la colpa. Ma a cosa serve un papa se non sa guardare le cose dall'alto, se non sa dire alla Chiesa che vorrebbe? Che cosa te lo impedisce? Mille vincoli. Il potere, il denaro, gli equilibri internazionali, i missili nucleari, la politica, l'opportunità. E questo è il mondo, Santità. Io sono stato chiamato non per subire il mondo, ma per predicare il Vangelo. Con l'aiuto di Dio riuscirai a cambiare il mondo. Non avrò il tempo di cambiare nulla, ma ho il dovere. Ho il dovere di testimoniare quello che credo.
Tieni, portalo in segreteria di Stato. Di al cardinale Vio che il Papa lo vorrebbe accanto a sé domani. Per l'udienza dei vescovi del Terzo Mondo? Sì, sì, lo so, non è previsto, ma io vorrei che ci fosse. Bene. Grazie. Serve aiuto, santità? No, no. Si ricordi però che c'è da scegliere il predicatore per gli esercizi spirituali? Sì, sì, certo. Alberto. Albino. Ma lo sai che certe volte ho come un soprassalto. Non è vero, mi dico, non è successo. Ma lo sai che capita di pensarlo anche a me. Vengono da me su in paese tanti di quei giornalisti. Mi chiedono com'eri, cosa facevi, la scuola. Se si capiva che diventavi papa. E tu cos'è che dici? Si capiva? Ma no, che non si capiva. Uno ha un fratello che è un bravo prete, ma come si fa a dire che diventa papa? Ma ti sei fatto aspettare però, eh? È quasi un mese. Un mese e un giorno. Ma se non capitava questa cosa dell'Australia, venivo prima. Ma quant'è che devi restare? Un mese. Ma quando torno passo a trovarti, eh? È tanto un mese, Berto. Cos'è? Una sorpresa. Ti ho portato i biscotti secchi di Geppin, quelli che ti piacciono tanto. I biscotti di Geppin, grazie. Anch'io ti ho fatto una sorpresa. Ci hanno già messo la lastrina, la targa sulla casa. Casa natale del Papa Giovanni Paolo I. Ve ne ha combinati di guai, eh? Ma ve la ricordate la mamma? Quando ci raccontava del patriarca, il cardinale Sarto. Pensate, diceva, io l'ho visto. Ho visto il patriarca che poi è stato fatto papa. E chissà cosa direbbe adesso se vedesse suo figlio diventato papa. Direbbe, Albino, devi servire la chiesa, cerca di fare meglio che puoi. Assaggia quelli con la marmellata che sono buoni. Non so più quante ore di viaggio. Troppe. Nostro padre, quando gli ho detto che volevo entrare in seminario, mi ha guardato in silenzio e poi mi ha detto: quando diventerai prete, stai dalla parte dei poveri, perché Gesù Cristo era dalla parte dei poveri. È quello che hai fatto. No, dovevo fare di più. Ciao, Alberto. Ciao. Allora siamo intesi, eh? Quando torno. Prega per me, Berto. Prega per me. Che cosa ha detto il cardinale Vio? Che non sa se riuscirà a disdire gli impegni già presi. Naturale. State comodi, mettete l'imbarazzo. Io mi rivolgo a voi come rappresentanti di coloro che soffrono su questa terra, in Africa, in Asia, in America, nella nostra Europa. E a voi dico che la Chiesa è irrevocabilmente impegnata a sollievo della miseria fisica e del bisogno. Una Chiesa povera per i poveri.
Ricordiamo le parole di chi ci ha preceduto. I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza. E la Chiesa trasale davanti a questo grido di angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio fratello. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario. E perciò ogni corsa agli armamenti diviene uno scandalo intollerabile. Ma la carità sarebbe imperfetta se non additasse anche esigenze superiori. E oggi più che mai dobbiamo aiutare il nostro popolo a rendersi conto di quanto abbia bisogno di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Figlio di Maria. A Lui, il Salvatore, la chiave del destino dell'umanità. Possiamo chiamare il medico se desidera, Santità. No, non serve, è successo anche altre volte. Sono fitte, passano subito. Grazie. Il cardinale Viau chiede di essere ricevuto. Sono pronto, Eminenza. Come pronto, Santità? Sì, ad ascoltare i suoi inviti alla realtà. Le sue parole, Santità, mi hanno colpito profondamente. Confesso che dal giorno della sua elezione fino ad oggi ho temuto che lei non fosse capace di governare la Chiesa. Ma oggi ho capito che la sua ispirazione, la sua visione di una Chiesa più vicina al Vangelo sono l'unica chiave per risolvere i problemi. Lascio la mia testimonianza. È solo un inizio, Santità. Finché lei vorrà, lavoreremo insieme. Io le offro tutto il mio impegno e la mia fedeltà. Qualcun altro porterà la Chiesa nel mondo, pellegrina su tutta la terra. Sarà lei a guidarci. Abbiamo bisogno della sua parola, della sua preghiera e del suo sorriso. L'amore di Dio è un viaggio misterioso. Io non parto, cioè, se Dio non prende l'iniziativa. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre, dice Gesù. Vorrei che questa croce venisse consegnata a Monsignor Mucin, su a Belluno. Non gli sarò mai abbastanza riconoscente per tutto il bene che mi ha fatto. Vorrei che la conservasse in mio ricordo. Sarà fatto, Santità. Ma non parli così come se ne dovesse andare. Abbiamo appena cominciato, c'è tanto da fare. Sì, certo, certo, tanto da fare. Perché hanno scelto me se ce n'erano tanti migliori di me? È lo Spirito Santo a scegliere, per fortuna. Santità, si è ricordato di scegliere il predicatore per gli esercizi spirituali? Chi aveva scelto Papa Paolo per predicare gli esercizi? L'arcivescovo di Cracovia, Monsignor Wojtyła. Ah, ecco, caro Wojtyła. Ma io non riuscirò ad ascoltarlo. Io devo prepararmi con una preghiera che mia madre mi ha insegnato. Signore, ti prego, dammi la grazia. Dammi la grazia di una buona morte. No, mia mamma diceva, dammi la forza per accettare la morte con cui mi colpirai. Ma Santità, cosa sono questi pensieri negativi? Siamo in alto mare ormai e c'è bisogno di lei per guidare questa nave. C'era di fronte a lui quello che Papa Paolo aveva indicato.
perché non l'hanno scelto? Chi è Sanchita? Intanto lui verrà perché io me ne vado. Bisogna pensare all'Angelus di domenica. Qualcosa troverò. Sanchita. No, ma non sono fitte. Ho un senso di peso, di oppressione qui sullo sterno. Ma poi passa, passa. Forse è meglio chiamare il dottore. No, adesso no. Guardi, domani chiamiamo chi vuole, ma mi sta passando. È già passato, guardi. C'è al telefono l'arcivescovo di Milano, Sanchita. Grazie. Pronto, Eminenza. Questo è il programma di domani, approvato dalla Segreteria di Stato. Il programma di domani è chiamare il medico e far visitare Sua Santità. A Venezia succedeva una volta ogni tanto, qua due volte in un giorno. Senti come si preoccupa il mio segretario. Non mi preoccupo, Santità. È che mi fido poco di Sor Vincenzo. L'arcivescovo di Milano mi ha promesso il suo appoggio per la nomina del nuovo patriarca. Bella fatica. Quello che vuole il Papa si fa. Lo credevo anch'io, ma... a domani, se Dio vuole. Buonanotte. No. Buonanotte. Buonanotte. Santità? Santità! Oh. Padre John! Padre John! Sor Vincenza, che succede? Il Santo Padre è mancato. Alle 7.30 del 29 settembre 1978, la sala stampa vaticana emette il comunicato ufficiale che annuncia la morte di Papa Luciani.
Sulla morte improvvisa di Papa Luciani sono nate speculazioni di ogni tipo, non ultima quella che sostiene l'avvelenamento del pontefice da parte di elementi contrari alla sua visione della Chiesa. Sarà la storia a fare giustizia di questa ipotesi. Con Albino Luciani scompare un papa molto amato, un padre buono che sapeva capire e parlare alla gente. Di lui qualcuno ha detto: per noi è stato il sorriso di Dio.